Salve a tutti golosoni, babbi natali, elfi, amici e amiche di Jerry America. Siamo qui con un nuovo speciale e visto che allo speciale di Halloween con la box, la scary box di Jerry America è andato molto bene, abbiamo deciso di rifarlo con la Christmas box. Che Christmas? Christmas box. Christmas box. Natale. Vabbè, box. Eccola qua, la nuova box. E adesso la faccio vedere, la apriamo e ci vediamo. Non quando, vedo l'ora di. Ci vediamo quando. No, fai vedere che la apri. Che ci vediamo? Vabbè, ma intanto la apri è una scatola. Cioè, intanto... ha pure la fortuna di aprirla, vorrei farlo io, deve farlo lui. Ah. No. La diverto, smetti di rompere il microfono. No, leggi. È la solita cosa. Con degli sconti, c'è cioè il foglietto di Jerry America solito. Primo snack. Buona. Esatto. No, vabbè. Lascia. Ma che schifo, è pieno di polvere tra l'altro. Eccola qui, eccola. La scatola. Va bene, adesso... adesso li tiriamo fuori. E magicamente tireremo fuori i prodotti. Aspetta, fai così. Eccoci, con tutti i prodotti magicamente sul tavolo. C'è tanta roba, mamma, abbiamo dato una sbirciata, c'è della roba assurda. Va bene, non spoileriamo nulla, inizio io. Inizio da questo, i biscotti del... Ma faccio vedere io, che fai? Faccio vedere vicino. Faccio vedere io, i biscotti della nonna al burro d'arachidi. Ah, sono come quelli che abbiamo... No, sono duri. Ah no, sono molli. Sì, sono come i biscotti di Halloween Grandma, alla cannella. Ma cannella. Al burro d'arachidi. Buono, si sente il burro d'arachidi tantissimo. Va bene, io le assaggio queste. E tu e io no? No. Tova, solo perché sei tu. 3, 2, 1. Guarda, ecco qua, come vogliamo che è buonissimo. Beh, non trovo. Allora, è un mattone terrificante, nel senso che... È un po' mattonoso. Però... mangi due o tre, poi puoi andare a... Poi ti metti così, su una parete e ti cementi lì. Boh. Sa di cose buone, però... La consistenza non mi convince. Voi prendete il burro d'arachidi, lo compressate e togliete tutto il liquido, perché no, ti rimane poi un po' stopposo. E fate un panetto di burro d'arachidi. Sì. Questo è un matto. È un po' stopposo. Buonissimo quello. Io andrei invece sul salato. Fritos. Esatto. Saranno fritos, saranno spagnoles. Molto, molto buone. Ma come i burritos. E i burritos. I burritos sono spagnoles. Tanta roba. Al burro d'arachidi. Non è burro d'arachidi. Ah no? Ma c'è perché c'è dappertutto quello. Te lo devo dare a te? No, guarda. Pensavo che ti darti direttamente il pacchetto. Vai. Tanta madò. Roba. Sono buonissimi. Buonissimi. Madò. Buonissimi. Proprio... Non so cosa dire. Prendete i tacos, ma quelli buoni. Nacos, sì. Come cacchio si chiamano. Tortillas. Quelle della Santa Maria buone. Salate. Ci aggiungete ancora un po' di sale. Ma non sale. Bene, salatissimo. Sale quello bello fino, tipo ariosto. Sono di una. Un po' di olio. Buonissimi, però adesso sono tutto unto. Ce l'hai una carta? No. Io questi qua ne voglio una scorta tipo vita. Jerry. Fai felice Mick. No, una vita. Manda una scorta vita. Allora, a questo punto io apro le altre patatine. Cos'è? Barbecue. Lay's al barbecue. Sembrano molto buone. Non sale niente in realtà. Beh, sì, c'è un lontano sentore di barbecue. Ma tu ne devi prenderne 5, se no non puoi prenderne una. Pezzi. Vabbè. Vai. No. Sapevo già che era buona. Vai. No, caramel brown. Questo è un bastoncino di mucca. Si chiama Cowtails. Cowtails. Ah, è la coda di mucca questa. Non l'ho mai assaggiata la coda, ho assaggiato la lima, la coda ormai. Sì, però c'è scritto chocolate. Ci hanno aggiunto anche cioccolato. A me la cioccolata. Caramel brownie. A me il cioccolato con la carne non piace. Ah. Mi stacca. Sì, ma non mettetela nel naso, che poi devo mangiarla io questo pezzo qua. La metti nel naso. Ma che nel naso? Me la sono messa dentro, eh. Quando vuoi. Ah, anche il suo po' grande. Umberta, devo rifare perché c'avevo il gusto del barbecue. Non capisco. Era strano perché no, c'è. Io lo trovo strano, ma è lui. No, era il gusto del barbecue. No, è lui che è strano. È lui strano. Ma allora, in mezzo ha qualcosa di... No, inizio buono, finisce buono, ma a metà... No, è... di strano. Ha un liquido nel mezzo. Sarà latte di mucca. Ah, c'è tipo una crema al brownie dentro, una roba strana. Ma è buono, eh. Un po' strano, però buono. Particolare, non ho mai sentito un gusto di... A me non fa pazzire.
Non è buono. È un gusto un po' piatto. Fanta alla fragola oppure Coca-Cola alla ciliegia? Io la Coca-Cola alla ciliegia non la bevo perché la ciliegia mi fa schifo, quindi quella bevitela tu. Va bene, lo apro questa. Le mentine maledette. Io apro le Junior Mints. Ma comunque Coca-Cola, non è che... Coca-Cola è alla ciliegia. A me non piace la ciliegia, cosa ti devo dire? Qua sono le Junior Mints con dentro una poltiglia di bastone di zucchero. Sa di menta, forte. Mamma mia, non è male. Ma molto, molto simile a... Dentifricio. Di nuovo. Molto simile a delle mentine che abbiamo già preso... Mentine, delle cioccolatine che abbiamo preso l'altra volta. Con la Skybox. Prenditele tu allora. A me non piace... Queste cose qua a me, raga, non piace. Coca-Cola ciliegia è molto buona. La menta col cioccolato non ci va. Questi sono alberelli marshmallow. Abbiamo già assaggiato gli zombie ad Halloween. Adesso ci sono gli alberelli. Che belli gli alberelli. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. How lovely are you? Non fammi non fammi vedere mentre mangio, bevo. Vabbè, è buono, che devo dire? No. Ma ne scelti tu due di seguito, vabbè, sì, non importa. Esatto, allora. Sugar cookie, sì. Hershey, queste sono le barrette di cioccolato. Barrette di cioccolato allo zucchero. Al latte, allo zucchero. Ma gli americani hanno questo vizio di aggiungere zucchero alle macchinette del caffè. Non c'è la scelta meno più, sì. C'è solo più o più. Cioè. Buono, io è buonissimo. Sì, ma non guarda... fare questo. Non è ASMR, cioè voglio dire. No! Ma c'è qualcuno che dà fastidio. C'è un pacchettino di jelly beans. Quelle che sono secondo me. Piccoline! Aspetta. No, è caduto la jelly beans. Ma. Oh! Tu la scegli, vabbè. Prendo una buona jelly. Se la metti nel naso, tanto più o meno. Ma ci assomiglia. Vai. Vai. È buona. Ho preso quella al vomito. No, questa. Non è quella di Harry Potter. No, proprio alla banana l'ho capito a me. Hai preso la banana, io il limone. Questa gialla? Strano, ma. Un po' una banana. Però se la mordi, ti rimane attaccata al dente tipo vita. È proprio. No, questa è la banana. Cos'era quello prima? Mi sento la banana fin qua. Qua non capisco cos'è. Quella bianca che gusto era? Non lo so, tipo vaniglia. No, tipo. Vabbè. Vai, aspetta, le ultime due. Le lanciamo su e le prendiamo. Noi già presa verde. Vabbè, anch'io. Vai, 3, 2, 1. No, l'ho preso, tu l'hai presa. No, il cappello. Aglio il dente. Si è spaccato. Senti. Il dente. Raga, Fanta alla fragola. Ma di che stiamo a parlare? Sa di fragola tipo... Madonna, ma è... Sa di fragola di... È tipo... Zucchero filato. Forse preferisco la Coca-Cola alla ciliegia. Sembra di bere una caramella sciolta gasata. Prendete una caramella alla fragola chimica, la sciogliete. Non è male, si mangia però. Si mangia? Ma si beve. Ho provato a mangiarla però. Stavo pensando a mangiare questa. Ecco, bravo, apri quella, cos'è? Si chiamano Twizzles. Twizzlers. Ma falli vedere. Pull and... Come? Pull and peel. Mi viene da ruttare fortissimo. No. Toh. Ma appiccicosissimo. Quando vuoi. Ma è Pongo! È Pongo! Te l'ho detto che non... No, ma è Pongo, ma prova tu! Ci dovrebbe essere mela... Pongo... Limone e ciliegia! Ma non è male, però. Non sa di niente! No, è pessimo! Il retro gusto, ma che cos'è? So che queste, per certo, le abbiamo già assaggiate. Sono al tipo latte miele. Oh, erano proprio quelle. Sì, erano proprio queste. Le abbiamo già assaggiate nell'altro video. Quindi queste vado su. Non le faccio. Qui sono ottime invece. Hanno i disegnini di Natale. Evento. Ma. Allora, sono. No, va bene. Queste sono la fine del mondo. Questa qua, purtroppo, non possiamo. E la prendi tu. No, possiamo. No. Ti lo scordi. Cosa o lo faccio prima io. Ma senti. Oh no. Cioè.
Che fai? Schizzata caramella. Fatto vedere cos'era. È schizzata caramella da tutte le parti. Il chupa chupa allo zucchero filato, ma ha un odore, un profumo. No, quello puoi mangiare tu. Buonissimo. No. Confermo, quello della fragola non è il massimo. Però la ciliegia invece. Mi sei attaccato i denti. Snowballs. Sono palle di neve. Io cosa ho toccato i denti? Palle di neve. Contento il dentista se mangiate questo. Sono colorati. Ciao. Carini, ah, colori di bianco, Natale. Bianco, verde. Sono palle di neve. No, l'ho messo dentro. Adesso te la mangi questa. Vai, è buona. No, ti giuro, è buona. Mi calco che è tipo dura come non so cosa. Non è una palla di neve. È una palla di cemento questa. Quelle le palle demolitrici. Ti ho rotto il tavolo. È rimasto rosso qua. Tra l'altro sono pietre con lo zucchero intorno. Ah, c'è scritto che è uno spaccamascella. No, spaccamascella, spacca denti, spacca tutto, spaccamascella, spacca tutto. Però il gusto è molto buono, mi piace un sacco. Non mi sovvien qual è il giusto. Ti sovvien. Sì, qual è il giusto. Non gli sovvien. quando non ti sovvien. Sanno di tic tac. Cambiano colore. Tic tac. Come tic tac. Tic tac. Dai. E dai cosa? Few moments later. Iris. Prima questo qua lo conosciamo già. Iris. Però al posto di essere zucca di Halloween e albero di Natale, ma questo lo conosciamo. E questo qua è io. Ti sento dell'odore. Oh, no, madonna. Piange. Allora, è cioccolato bianco fuori, buono. Sono sconvolto. Dentro è un mattone di burro d'arachidi concentrato, ma fatto tipo a pagnotta. Perfetto. È una roba salato. Penso sia la cosa, una merendina più buona che abbiamo mai mangiato. E anche questa sarà simile. Ma tutti questi qua. Sono da qua, sono... è assurda. Non puoi chiedermi aiuto che io ce la faccio da prima. Dai, dividere in due. Come faccio? Vuoi le forbici? Tieni. Fai tu, va. Si distruggerà. Oh, funziona però le forbici, eh. Va bene. Poi me le lavi tu. Questa qua è di nuovo la perfezione. Buon appetito. Ancora meglio. Cancello quello che ho detto prima. La fornitura a vita. A voglio di questo. Questi sono la versione mini di questo qua. Di quella grossa. Stessa cosa, ma. Vai. Versione mini. Ma aspettami, che poi magari non ti piace, devo fare le facce. Ma sai che c'è la carta, vero? Non è buona. No, veramente. No, ma l'hai mangiata la carta? Ah, no, ok. Ti fa male. No. Ti faccio male, ma. Ti fa male. Cosa migliore che c'è? Buonissimo. Perché il cioccolato intorno rispetto a quello bianco è più spesso, quindi si sente più il dolce. E fa ancora più contrasto col salato dentro il burro d'arachidi. È buonissima. Spaziale. Bene, ragazzi. Tanta roba, ma stavolta devo dire che è tutto buono. Trovate il link dei prodotti di Germanica in descrizione. E mi raccomando, continuate la visione dei nostri video sul nostro canale.